Ciao ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi ho pensato di proporvi delle ricette fatte in casa a base di latte per prenderci cura della nostra pelle. Il latte è un ingrediente molto importante per la nostra pelle perché ha diverse proprietà benefiche, come ad esempio è ricco di vitamine naturali ed è perfetto per rigenerare, purificare e nutrire la pelle. La prima ricetta che vi propongo è uno scrub esfoliante per il corpo ed è velocissimo da preparare, infatti vi servirà soltanto una tazza di latte e 3 cucchiai di farina d'avena. Dovete semplicemente mescolare i due ingredienti insieme e avete ottenuto il vostro scrub. Il latte serve per andare a nutrire la pelle, mentre invece la farina d'avena ci serve per creare quella granulosità necessaria per far sì che lo scrub agisca perfettamente sul nostro corpo e quindi andare a rimuovere la pelle morta. Potete tranquillamente fare lo scrub una volta a settimana, è preferibile farlo sotto la doccia perché potete utilizzarlo su tutto il corpo, sulle gambe, sulle braccia, sulla pancia, insomma dove preferite. Lasciate poi agire lo scrub finché non si asciuga completamente e poi semplicemente andate a risciacquare tutto con dell'acqua calda, strofinando delicatamente. La seconda ricetta che voglio proporvi invece è una maschera nutriente per il viso. In questo caso vi servirà un cucchiaio di latte, un cucchiaio di polpa di avocado, un cucchiaino di miele e un cucchiaino di olio. In questo caso il latte e il miele vanno a fornire nutrimento ed idratazione alla pelle, mentre invece l'avocado e l'olio sono ricchi di grassi sani che aiutano a nutrire la pelle, ma allo stesso tempo vanno a trattenere la sua naturale idratazione. Come si realizza? È davvero semplicissimo. Io ad esempio l'ho preparata prima e questo è il risultato. È abbastanza consistente, però comunque cremosa, si riesce a spalmare tranquillamente sul viso. Dovete semplicemente prendere una ciotolina di questo tipo ed unire tutti e quattro gli ingredienti. Io per comodità la polpa di avocado sono andata con l'aiuto di un mixer a renderla più cremosa, ma se non l'avete in casa non è assolutamente un problema, vi basterà semplicemente utilizzare un cucchiaino e andare a schiacciare la polpa con quello finché insomma non ottenete una consistenza più o meno di questo tipo. La maschera è da fare e poi da applicare subito sul viso, non dovete lasciarla in frigorifero troppo a lungo. Quindi la fate in giornata e l'applicate magari la sera prima di andare a letto. La maschera potete farla tranquillamente un paio di volte a settimana, la potete applicare su viso e su collo, dovete lasciarla in posa una trentina di minuti e poi semplicemente con dell'acqua fredda andate a rimuovere il tutto. È una maschera che volendo potete anche lasciare in frigorifero per qualche ora, così in questo modo sarà ancora più fresca e anche più piacevole per la vostra pelle. La terza ricetta che vi propongo invece è una maschera per gli occhi gonfi realizzata con cetriolo e latte, quindi vi servirà soltanto il cetriolo e il latte, un po' di latte e mezzo cetriolo. Dovete semplicemente andare a spelare il cetriolo, ridurlo anche questo in poltiglia, un po' come è stato fatto con l'avocado, e anche in questo caso io mi sono aiutata con un mixer per fare prima, ma ripeto, potete tranquillamente utilizzare un coltellino, un cucchiaio, insomma quello che preferite. Una volta che il cetriolo è bello cremoso, raggiunto la consistenza necessaria, quindi ripeto, sotto forma di poltiglia, andate ad aggiungere un po' di latte, poi mescolate subito, così in questo modo andate ad unire gli ingredienti insieme e poi semplicemente mettete questa maschera per occhi gonfi in frigorifero, coperto con della pellicola trasparente, lasciate in frigorifero e all'occorrenza vi basterà semplicemente aprire il vostro frigorifero, prendere un pochettino di maschera e andare ad applicarla sotto forma di pomata sugli occhi. Basta lasciare agire la maschera per qualche minuto, poi semplicemente andare a risciacquare con dell'acqua. Anche in questo caso sono già andata a prepararla e questa risulta un pochettino più liquida rispetto alla maschera di prima. È fantastica perché vi va a rinfrescare un sacco questa zona del contorno occhi proprio perché la maschera va tenuta in frigorifero e la sensazione che dà è davvero super piacevole perché rinfresca e sgonfia praticamente all'istante. Quindi provatela e fatemi sapere. E se volete completare questa beauty routine di bellezza a base di latte, un prodotto che voglio consigliarvi già pronto, non dovete creare nessuna ricetta, è questo, il nuovo Deo Beauty Lisir di Nivea, un prodotto arricchito con essenza di latte che quindi va a nutrire le nostre ascelle, perché spesso ci dimentichiamo di loro, ma ci sono anche loro, quindi bisogna sempre prendersene cura. È sicuramente un prodotto innovativo proprio perché è realizzato con questa formula a base di latte, che come vi dicevo a inizio video, il latte è davvero un ingrediente molto importante per la nostra pelle. Inoltre, un'altra cosa importante, è un prodotto privo di alcol, quindi potete tranquillamente utilizzarlo anche subito dopo esservi depilate, proprio perché non dà nessun tipo di problema, anzi rende la pelle molto morbida, liscia e soprattutto profumata. Quindi vi consiglio di inserire questo prodotto all'interno della vostra pochette o comunque all'interno della vostra beauty routine. E niente ragazze, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Se ricreate una di queste ricette, fatemelo sapere qua sotto nei commenti e fatemi sapere cosa ne pensate. Ringrazio tantissimo Nivea per aver sponsorizzato questo video. Se il video vi è piaciuto, spolliciate, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!